sapore delle tradizioni torna con un'altra gustosissima ricetta. Prepariamo insieme le lasagne sicule con zucca, salsiccia e pecorino. Trovate la ricetta completa su 980.com e sulla nostra pagina Instagram. Per prepararle ci serviranno della zucca, che io ho già tagliato a cubetti, della salsiccia non condita, che poi andrò a togliere dall'involucro che la riveste, della besciamella e delle lasagne. Io ho usato quelle all'uovo normali, ma potete usare anche quelle fresche che trovate nel banco frigo. Dopodiché servirà della cipolla e del pecorino. Innanzitutto, in una padella aggiungete un po' d'olio e la cipolla, fate dorare e aggiungete anche la zucca. Mescolate per bene e lasciate stufare per qualche minuto. Aggiungete un bicchiere d'acqua e continuate la cottura a fiamma media. Quando la zucca sarà ben stufata, mettetela da parte. A questo punto togliete la salsiccia dall'involucro e posizionatela sulla padella, lasciatela rosolare e sfumate con mezzo bicchiere di vino bianco, trito di aglio e sedano, e lasciate sul fuoco ancora per qualche istante. Occupatevi della zucca frullandola per ottenere una crema, alla quale aggiungerete la besciamella. Mescolate per bene e la vostra salsina sarà pronta. Occupatevi di comporre la lasagna. Mettete prima uno strato di crema di zucca, dopodiché la lasagna, ancora crema di zucca, la salsiccia e il pecorino. E poi continuate così per altri 4 strati, alternando appunto lasagna, crema di zucca, salsiccia e pecorino. Io non metto la mozzarella, perché il pecorino ha già un sapore abbastanza deciso. Nell'ultimo strato abbondate con la besciamella e via in forno per almeno mezz'ora a 230 gradi. Il risultato sarà una lasagna gustosissima. Il pecorino predominerà in questo tripudio di sapori e la zucca risulterà molto dolce e soffice. La crosticina che formerà la besciamella sarà davvero appetitosa.